Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo. Signore e Dio nostro, noi ti chiediamo di inviare il tuo Spirito Santo perché apra le nostre menti e disponga i nostri cuori ad accogliere la tua parola, che ha il potere di convertire le nostre vite e di ricondurci all'essenziale della fede. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore, che con te e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Allora, buonasera e benvenuti a tutti a questa settimana di esercizi. Settimana di esercizi che facciamo su questo tema, l'essenziale della fede, un discernimento evangelico. Vi voglio proporre questo tema che mi pare sia particolarmente consonante con le indicazioni che ci vengono dal Magistero di Papa Francesco, e lo vedremo subito. L'intenzione è quella di cercare, a partire dai Vangeli, quindi con una lettura dei Vangeli, di cogliere ciò che già nella prassi di Gesù, ma quindi anche poi nella vita della Chiesa, nella nostra vita personale, nella vita di un presbitero e nella vita ecclesiale, è essenziale e caduco. E quali sono i criteri, quali sono, se è possibile discernere, dei criteri che ci indicano ciò che davvero è non negoziabile nello spazio della fede e ciò che invece resta su un piano alla fine periferico, destinato a cambiamenti storici. Ecco, questo è l'intento, diciamo così. È un corso che invento, diciamo così, che formulo per la prima volta, sperando di poter fare qualche cosa che sia davvero adeguato e che possa essere di aiuto per voi. E inizierei innanzitutto dicendo qualche cosa sull'essenziale, a partire in particolare da Papa Francesco e da quel testo che tutti conoscete, che è l'Evangelii Gaudium. Perché mi sembra che essenziale sia una categoria fondamentale nel cammino di riforma della vita cristiana e delle strutture ecclesiali che Bergoglio ha avviato. Per questo, dopo questa brevissima introduzione sull'essenziale, in cui vi rinvio a qualche testo dell'Evangelii Gaudium per farvi entrare un po' di più in uno degli aspetti del magistero di questo Papa, questa mattina, in questo primo incontro ci soffermeremo sul tema della riforma della Chiesa come ciò che deve portare a discernere l'essenziale. Cercheremo in questa prima serata di dare, come dire, l'inquadramento. Questo discorso sull'essenziale della fede va colto all'interno di un cammino di riforma. Riforma che vedremo nella tradizione cristiana ha sempre avuto un aspetto personale importantissimo, di conversione personale, ma anche ovviamente un aspetto ecclesiale, comunitario, che riguarda dunque strutture, istituzioni. Allora, è lo stesso Papa Francesco che parla di essenziale nella vita cristiana come frutto di discernimento evangelico, numero 50 della Evangelii Gaudium. E qui abbiamo già gli elementi almeno del titolo, ecco, l'essenziale della fede è un discernimento evangelico, a partire dal Vangelo. Quindi è frutto di discernimento evangelico, non di analisi sociologiche. Si tratta di semplificare alla luce del Vangelo.
una luce che permette di ascoltare, e siamo al numero 161 della Evangelii Gaudium, il primato dell'amore per il prossimo come esigenza centrale del Vangelo. Scrive Papa Francesco al numero 161 dell'Evangelii Gaudium, dopo aver citato: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. È evidente che quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ridurre a un'ultima sintesi, al più essenziale, il messaggio morale cristiano, ci presentano l'ineludibile esigenza dell'amore del prossimo. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge, pienezza della legge e la carità. Romani 13, 8, 10. In questo testo non si parla neppure più di amore di Dio e del prossimo, come ciò da cui dipende tutta la legge e i profeti. In Romani 13, 8, 10, chi ama l'altro, ton eteron in greco, ha adempiuto la legge. Pienezza della legge è la carità. Del resto è la prima lettera di Giovanni, ve lo ricordate bene, che dice che se io anche dico di amare Dio, e francamente è poi poco verificabile tutto questo, se non amo il fratello sono un menzognero. E dunque l'amore concreto dell'altro, il prossimo, colui che mi sta accanto, ma oserei dire anche colui che deve ancora venire, perché c'è un aspetto dell'amore del prossimo che diventa una responsabilità, oserei dire, storica, politica, ecologica. Il mondo che io devo conservare buono e bello per chi verrà dopo di me, per chi ancora non è nato. Sta nascendo anche una riflessione giuridica sui diritti di chi ancora non c'è, che non riguardano tanto, capitemi ancora, il feto, no, ma le generazioni che verranno, anche verso di loro noi abbiamo una responsabilità. Verrebbe da dire, se non c'è la persona che è titolare del diritto, come dire, come possono esistere dei diritti? E tuttavia la responsabilità per l'altro è anche responsabilità per il futuro. E qui si impone un discorso che diviene appunto amare il prossimo nel senso di amare anche chi ancora non c'è, perché il mondo in cui siamo non è solo per noi e non finisce con noi. E comunque il nostro testo prosegue, siamo sempre al 161 di Evangelii Gaudium: se adempite quello che secondo la scrittura e la legge regale amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Giacomo 2, 8. Ancora, tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Galati 5, 14. Paolo proponeva alle sue comunità un cammino di crescita nell'amore. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore fra voi e verso tutti. Se volete, qui noi abbiamo già un grande criterio: ciò che obbedisce all'amore del prossimo. Certo, voi mi direte, poi lì bisogna, come dire, dare dei contenuti precisi, però abbiamo un'indicazione molto precisa. Qui c'è qualcosa di veramente essenziale e irrinunciabile: l'amore dell'altro. Certo, la parola amore andrà un po' specificata, tuttavia è già una buona indicazione. Ancora, scrive Papa Francesco, e inizio proprio con questo richiami a Papa Francesco, proprio perché mi pare davvero che questo sia un tema eco di una sua preoccupazione forte. Perché complicare ciò che è così semplice? Bellissimo. E prosegue: gli apparati concettuali esistono per favorire il contatto con la realtà che si vuole spiegare, non per allontanarci da essa. Anche qui abbiamo un bel criterio di discernimento. Gli apparati concettuali si diventano talmente astrusi, talmente autoreferenziali, talmente complicati che ci allontanano dalla realtà, sono inutili, anzi sono dannosi, sono dannosi. Ecco, il richiamo all'essenziale dunque comporta la critica di ciò che essenziale non è, e ne prende il posto. Scrive al numero 35: una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrina
che si tenta di imporre a forza di insistere. Bellissimo. Qui c'è davvero la moltitudine, le tante dottrine che si cerca di imporre a forza di insistere. Veramente l'abominio, verrebbe da dire. Una Chiesa che in questo caso, se questo fa, vuol dire che non ha capito cos'è trasmissione, cos'è rapporto e relazione con l'altro, cos'è insegnamento, come lo vive Gesù, che appunto non è trasmissione disarticolata di nozioni o di dottrine. Ecco. È necessario il discernimento, per questo Papa Francesco ci insiste tanto, perché se si dimentica l'essenziale significa che ci si concentra poi su delle cose inessenziali e dunque si smarrisce il bersaglio e si perdono energie e tempo in cose inessenziali. Per questo una delle cose, lo sapete, più teologicamente più feconde dell'Evangelii Gaudium è la ripresa dell'idea della gerarchia delle verità. È uno dei punti più teologicamente fecondi dell'Evangelii Gaudium. C'è il rischio, numero 34, di una predicazione che faccia passare per centrale gli aspetti secondari, che pur essendo rilevanti di per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Molto bello. Siamo di nuovo a questo problema che sarà al cuore della nostra riflessione questa settimana. Aspetti secondari che, per quanto siano importanti, tuttavia non possono ambire il primo posto. Perché non manifestano il cuore, il centro del messaggio di Gesù Cristo. Quanti insegnamenti morali, quanta insistenza su aspetti morali rilevanti, certo, ma che non costituiscono il centro dell'annuncio salvifico. Quanta insistenza su, pensate, un po' di tempo fa, i valori non negoziabili, che poi erano delle istanze morali, sociali e via dicendo, che tuttavia non sono il nucleo del Vangelo. Dice Papa Francesco ancora, tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplenda è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In questo senso il Concilio Vaticano II ha affermato che esiste un ordine, o piuttosto una gerarchia delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana. E qui c'è la bella e importante ripresa di ciò che c'era già in Unitatis Redintegratio, numero 11, dell'idea della gerarchia delle verità. Questo vale tanto per i dogmi di fede quanto per l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi compreso un insegnamento morale. Se mi permettete, qui Papa Francesco cerca di ridare dimensione cristiana, permettete la battuta, ma non è una battuta, al cattolicesimo, un cattolicesimo che rischia di diventare ideologia, che rischia quantomeno di isterilirsi in struttura, sistema, dunque autoreferenziale. Ecco, si tratta dunque di distinguere ciò che è centrale da ciò che è periferico nella fede e nei modi in cui essa si esprime. Guardate che questo ha una certa importanza in tempi in cui abbiamo ancora a che fare con tradizionalisti, con lefebriani, con una tradizione che per alcuni sembra nascere dopo Trento e via dicendo, con forme che vengono assolutizzate. Una serie di stranezze, chiamiamole così, che pure vengono fatte passare per qualcosa di assoluto. Ecco, l'allusione all'esistenza di una gerarchia delle verità contiene un invito a ripensare la rivelazione cristiana come un elenco di proposizioni vere che hanno
una, come dire, una, un valore uguale. Ecco, la gerarchia della verità ha delle ricadute molto precise. E cito ancora, poi chiudo, Papa Francesco. Quando la predicazione è fedele al Vangelo, si manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità. E risulta chiaro che la predicazione morale cristiana non è un'etica stoica. È più che un'ascesi, non è una mera filosofia pratica, né un catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il bene di tutti. Questo invito non va oscurato in nessuna circostanza. È il numero 39. Ecco, per cui, con questa citazione chiudo, se noi operiamo una scissione con l'essenziale del Vangelo, ecco che Papa Francesco, Evangelii Gaudium 39, l'edificio morale della Chiesa colle il rischio di diventare un castello di carte. Perché allora non, e questo è il nostro maggiore pericolo, perché allora non sarà il Vangelo che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Qui, se mi permettete, è anche abbastanza netto e anche abbastanza duro Papa Francesco. Ecco. Allora, queste, come dire, questo come introito, come per dare, per legare il discorso che io intendo condurre all'interno del messaggio di Papa Francesco, ma il nostro sarà poi un percorso nel Vangelo, in quel luogo che veramente è la nostra casa, è la casa dei cristiani. Io credo che un cristiano è tale quando, leggendo i Vangeli, certo sente anche la distanza che c'è tra la sua vita e il Vangelo, e tuttavia si sente a casa. Sente che lì respira aria di casa, sente che lì è accolto, sente che questo qui non è un libro ma una dimora. Ma, vi ripeto, vorrei inquadrare in questo inizio di corso il tutto all'interno di una rilettura spirituale della riforma, perché riformare significa esattamente poi questo, andare all'essenziale, cercare in mezzo al deposito della fede che ci è trasmesso ciò che è veramente vivibile, ciò che veramente è essenziale, è vitale e da vivere oggi. Quindi vi proporrei, proprio per introduzione, cerchiamo di dire qualcosa sull'idea di riforma che Papa Francesco ha rimesso in auge nella Chiesa Cattolica. Ma mi piace iniziarlo ricordando ciò che uno dei maggiori storici della Chiesa, Hubert Yedin, conoscerete probabilmente la sua storia della Chiesa, mi pare edita da Jacabuc, se non ricordo male, nella sua storia del Concilio di Trento, parla della situazione ecclesiale dei secoli XII e XIII e dice, questo mi sembra molto bello, attenzione, il grido di riforma, di ritorno alla forma originaria del cristianesimo, radicata nella sostanza della rivelazione ed impressa nella Chiesa antica, diventava sempre più alto nel XII-XIII secolo. Esso sorgeva dalla coscienza che il retaggio di Cristo, nella sua realizzazione storica, nei suoi singoli membri, non corrispondeva all'ideale. Non era quello che sarebbe dovuto essere, il che non era niente di nuovo, anzi, era vecchio quanto la Chiesa. Bello. Stando a questa affermazione, la storia della Chiesa sembra essere la storia della sua riforma, o meglio, dell'anelito di riforma, del grido di riforma che è vecchio quanto la Chiesa stessa. Bellissima questa immagine. Dire Chiesa significa dire grido di riforma della Chiesa, anelito di riforma. Significa dunque dire che la Chiesa è sempre in ricerca di una pienezza che qui le sfugge. Perché la pienezza è Cristo, perché la pienezza è il Regno. Quam Deo vivimus, necesse habemus semper querere.
finché viviamo ci è necessario di essere sempre in ricerca. Questo vale per la Chiesa. Ecco, la riforma è che cosa? È l'insieme degli sforzi liberi, intenzionali, perfettibili. Ogni parola ha un peso, in questa espressione che sto usando, multipli e prolungati dell'uomo per il riassetto, il miglioramento di una realtà preesistente, di una realtà spirituale, materiale, come la Chiesa, preesistente. È l'insieme di tutti questi sforzi. E, come un altro grande storico della Chiesa, lo storico Giuseppe Alberigo, ha scritto, nel primo millennio la riforma ha un significato, e questo è interessante, essenzialmente spirituale e individuale. In tutto il primo millennio questa è l'accezione fondamentale della riforma, una riforma spirituale e individuale, soprattutto come conversione interiore, conformità alla forma Dei. La riforma è necessaria sempre per noi oggi alla Chiesa per, come dire, adeguare la vita cristiana al mutare dei tempi, per ritrovare anelito evangelico, per superare i momenti di decadenza, ma insomma la riforma, attenzione, è una istanza spirituale, una necessità spirituale costitutiva della Chiesa che si esprime in riforme al plurale. La riforma però è un'istanza decisiva, fondamentale, costitutiva della Chiesa stessa, oserei dire. Concrete poi sono le applicazioni, le riforme. E sempre, sempre queste riforme hanno senso nella misura in cui danno fiato alla riforma. Ricorderete il discorso di Congar su vera e falsa riforma negli anni 60, vi ricordate? La vera e la falsa riforma della Chiesa. La riforma è autentica in quanto rinnovamento interiore della Chiesa ed è sempre opera dello Spirito Santo, sempre. Ecco, in un bellissimo saggio di un grande teologo riformato, Jean-Jacques von Almen, un testo ormai anche questo vecchio degli anni 60, anzi degli inizi anni 70, Jean-Jacques von Almen parla della riforma in modo, secondo me, teologicamente e spiritualmente maestoso, sublime, quando ne parla come anamnesi della Pentecoste e della Parusia. Una riforma è un esaudimento provvisorio della preghiera che la Chiesa rivolge a Dio per affrettare la fine, perché Egli manifesti il suo regno. Essa, la vera riforma, è preludio alla resurrezione, al giudizio, alla vita eterna. Una vera riforma nello spazio ecclesiale è dovuta a un impulso dello Spirito Santo, dunque. Ecco, va detto però che, diciamo così, in ambito cattolico la voce, la parola riforma non ha avuto, soprattutto nell'ultimo secolo, particolare, come dire, buona stampa, diciamo così. Ecco, tanto per dirvi, la voce Reform nel Dictionnaire de Théologie Catholique, quindi una delle opere più importanti della prima metà del secolo scorso, pubblicata nel 1937, dice Reform, poi ve lo trovo, se non designa in histoire la révolution protestante. Riforma, questo nome designa nella storia la rivoluzione protestante. Quindi è stato sequestrato il significato del termine riforma soltanto per indicare la riforma. Ecco, le cose sono cambiate col Vaticano II, quando il termine è stato reintrodotto, seppure con moderazione, due volte nella Unitatis Redintegratio, ma restava ancora sospetto, tanto che, lo saprete sicuramente, il testo latino dell'enciclica
Ecclesiam Suam di Paolo VI del 64, contenuto negli Acta Apostolice Sedis, traduce il vocabolo italiano riforma del manoscritto di Paolo VI, che era scritto in italiano, con il più neutro renovatio. Paolo VI parlava di riforma nel suo manoscritto, nel testo ufficiale latino tradotto c'è renovatio, che è un termine più, come dire, più innocuo se vogliamo. Ecco, con Papa Francesco questo termine ormai è ampiamente, diciamo così, riabilitato nella Chiesa Cattolica e non è più visto appunto unilateralmente come indicatore della riforma protestante.